L'imperatore, così si racconta, ha inviato a te, a un singolo, a un misero suddito, minima ombra sperduta nella più lontana delle lontananze dal sole imperiale, proprio a te, l'imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero al letto, sussurrandogli il messaggio all'orecchio, e gli premeva tanto che se l'è fatto ripetere all'orecchio. Con un cenno del capo ha confermato l'esattezza di quel che gli veniva detto, e dinanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte, tutte le pareti che lo impediscono vengono abbattute, e sugli scaloni che si levano alti ed ampi sono disposti in cerchio i grandi del regno, dinanzi a tutti loro ha congedato il messaggio. Questi si è messo subito in moto. È un uomo robusto, instancabile. Manovrando or con l'uno or con l'altro braccio, si fa strada nella folla. Se lo si ostacola, accenna al petto su cui è segnato il sole e procede così più facilmente di chiunque altro. Ma la folla è così enorme e le sue dimore non hanno fine. Se avesse via libera, all'aperto, come volerebbe, e presto ascolteresti i magnifici colpi della sua mano alla tua porta. Ma invece, come si stanca inutilmente, ancora cerca di farsi strada nelle stanze del palazzo più interno. Non riuscirà mai a superarle, e anche se gli riuscisse, non si sarebbe a nulla. Dovrebbe aprirsi un varco scendendo tutte le scale, e anche se gli riuscisse, non si sarebbe a nulla. C'è ancora da attraversare tutti i cortili, e dietro a loro il secondo palazzo, e così via per millenni. E anche se gli riuscisse a precipitarsi fuori dell'ultima porta. Ma questo mai e poi mai potrà avvenire. C'è tutta la città imperiale davanti a lui, il centro del mondo, pieno di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a passare di lì, e tantomeno col messaggio di un morto. Ma tu stai alla finestra e ne sogni quando giunge la sera.